Come promesso, ecco il video per vedere le differenze tra legno alluminio e alluminio legno a taglio termico, ma di questo ti parlerò dopo. Nel legno alluminio abbiamo una finestra in legno, in questo col mio dito puoi vedere il legno lamellare ricoperta dall'alluminio sulla parte esterna che va a proteggere la finestra in legno. Il legno è già isolante di suo, quindi non c'è bisogno di taglio termico. Viceversa, nell'alluminio legno abbiamo una piccola parte di legno che va a rivestire una finestra in alluminio a taglio termico. E qui è importante il taglio termico che puoi vedere in questo punto perché va a separare la parte esterna che è a contatto con le intemperie e soprattutto con il freddo, che crea un isolamento in modo che l'alluminio che è a contatto con il legno non crea problemi di muffa e di condensa in questo punto qua. Questa è la differenza tra alluminio legno e legno alluminio. Riassumendo, qui abbiamo una finestra in legno ricoperta con dell'alluminio esterna per proteggerla, qui abbiamo una finestra in alluminio taglio termico ricoperta con del legno per una questione estetica e di piacevolezza al tatto sulla parte interna. Ciao!